Buongiorno e buon fine settimana a voi tutti, cari amici. Come anticipato già nella giornata di ieri sui miei social, dal video di quest'oggi in cui parliamo del debutto del campionato dell'ente italiano Sport Inclusivi, ACI, campionato di pallacanestro di Baschino 2022. Faremo la prima tappa domani in quel di Trani, Palazzi, Palazzetto dello Sport Tommaso Assi di Trani, squadre protagoniste da uno dei due aggruppamenti, ovvero Trani, Andria e Foggia. Si parte il tutto dalle ore 9:30. Ricordiamo che Trani, diciamo, collaborazione e coadiuvanza tra la Fortitudo Basket Trani e l'Associazione Genitori Trani. Avremo, diciamo, per quanto riguarda le gare in programma, le sfide 9:30 Trani Foggia. A seguire avremo Andria Foggia alle 12:30, Trani Andria, quindi derby della BAT. Per me è un'esperienza nuova. Ringrazio al profondo del cuore la Fortitudo Basket Trani, l'Associazione Genitori Trani. L'unica pecca, purtroppo, ahimè, può sembrare un po' una sciocchezza, ma a volte succede, capita. Ieri stavo per uscire di casa per uno dei miei impegni che sapete in questo periodo, in particolare il corso di cinema. Mi stavo allacciando la scarpa sinistra quando tutto ad un tratto, insomma, un improvviso allungamento che mi ha causato uno strappo muscolare alla schiena, quindi dovrò stare a riposo, ma ovviamente sarò presente domani presso il palazzo, impegnato. Sto infatti studiando un po' il regolamento di ufficiale di campo del Baschino, quindi chi mi conosce bene magari sarà la prossima. Comunque, ripeto, sarò presente come ufficiale di campo. Ovviamente la Fortitudo Basket Trani, attraverso un proprio comunicato sul sito internet, che diciamo, comunque è un'esperienza molto richiamata, appunto essendo socialmente e collettivamente inclusiva, anche perché non dimentichiamo che ci tiriamo dietro ancora purtroppo la situazione della pandemia, quindi anni 2020-2021, niente da fare. Finalmente sembra che questo 2022 veda per me la prima esperienza del campionato di Baschino. Domani c'è un'esperienza al tavolo, poi penso finalmente di poter assaggiare il campo in questo mio primo campionato di Baschino. E niente, alla fine, diciamo che ecco, nello sport come anche nel basket, come si dice, vincere aiuta a vincere, ti dà una maggiore soddisfazione, però questo, ripetiamo, essendo comunque di funzione collettiva, sociale ed inclusiva, partecipare forse è la cosa più importante. Certo, si gioca comunque al discorso che i vincitori dei due raggruppamenti si sfidano in uno spareggio e poi ci sia la finale nazionale, forse a Cremona, non mi ricordo bene, però appunto l'importante è partecipare e divertirsi. Quindi noi, che dire, in bocca al lupo a tutti quanti noi, venite, correte numerosi. Noi ci sentiamo per i prossimi appuntamenti, sempre sui soliti canali YouTube, Facebook e Instagram. Viva la pallacanestro Baschin, ciao.